incontro del Movimento 5 Stelle a Venezia per parlare di un settore molto importante e davvero strategico per la nostra regione, ovvero il turismo. La richiesta di un cambio di mentalità verso una maggiore attenzione per territori e individui si accompagna a proposte pratiche anche molto particolari. Alberto Bragaglia e Paolo Colombatti. Turismo, prima industria del Veneto. Settore però spesso trascurato e non ben organizzato. Per un turismo razionale e sostenibile, risorsa e non danno per il territorio, si impegna il Movimento 5 Stelle in vista delle elezioni. Vuol dire dare un futuro alle generazioni e al territorio, andando a fare degli investimenti mirati in modo che questo diventi la prima fonte di reddito per noi e per le persone che ci vivono. Turismo in Veneto vuol dire soprattutto Venezia. Meta gettonatissima, ambita, sognata, ma anche molto fragile. Qui il Movimento 5 Stelle non ama le grandi navi e non vuole favorire il turismo mordi e fuggi, ma sul ticket d'ingresso ha una proposta tutta particolare. Eventualmente approfondire in via sperimentale, visto che non costa molto, l'ipotesi addirittura di chiudere Piazza San Marco, cioè non ovviamente con i tornelli, come è stato detto stupidamente, ma con la strumentazione tecnologica che adesso abbiamo a disposizione. Quindi ci sarebbe soltanto un bip per i turisti che arrivano con questa San Marco Pass e tutti gli altri ovviamente che lavorano, che studiano, che vivono in città potrebbero passare normalmente. Turismo significa anche diritto ad una mobilità sostenibile. Lavorare in questo senso sarebbe un vantaggio per tutti i veneti. Vediamo come ci sia la possibilità per decine di migliaia di persone, attraverso una serie di collegamenti capillari, parlo per esempio della metropolitana di superficie di cui noi abbiamo bisogno per spostare velocemente sul nostro territorio i turisti nelle varie zone del Veneto. È tutto per questa edizione, buon pomeriggio. Siamo cittadini, tutto e basta, ognuno vale paro, ognuno vale paro.